E allora, amici di Rainet per Telethon, una romanticona come me come non può andare a trovare, a salutare, a conoscere la Bella e la Bestia? Secondo voi chi è la Bella e chi è la Bestia? Bah, non lo so, secondo me la Bella è Arianna. No. E la Bestiola è il nostro Antonello Angiolillo. Ah, brava, brava Claudio. Sì, ragazzi, giusto. Come va anche voi qui per Telethon, quindi per una buona causa, la solidarietà? Sì, beh, come ho detto anche prima in diretta, come dice lo spettacolo, imparate a vedere con il cuore. Ecco, questo credo che sia uno slogan che va bene sia per La Bella e la Bestia sia per Telethon per oggi. Perché poi ieri, sentendo un pezzo della trasmissione, ho scoperto che queste sono cose che possono avvenire, queste malattie genetiche, anche a persone, voglio dire, come noi tre, che in questo momento stiamo parlando davanti a un microfono, stiamo bene, abbiamo la fortuna di fare un mestiere come il mio, il tuo, il suo. E quindi, insomma, abbiamo già tante fortune, abbiamo la salute, abbiamo la possibilità di fare, di cantare, e invece un giorno potrebbe capitarci una cosa del genere. Quindi bisogna stare vicino a queste persone perché siamo tutti coinvolti in questa cosa. È vero, le malattie genetiche, come dice la Bella, ovvero Arianna, possono davvero colpire chiunque. E la Bestiola va sempre in giro con questa mise oppure solo per oggi, per Telethon o anche al supermercato? Tu vai così? Anche al supermercato, così almeno mi riconoscono. Ti vedono, non passi inosservato. Assolutamente. Ma no. Invece le corna, le corna spuntano solo in certe occasioni o sempre? Della Bella, non è che devi intingere sulle corna così. Rigirare il dito nella piaga. No, assolutamente, che già hanno il loro, cioè fanno male da sole. Si commentano da sole, abbiamo capito. E allora, ragazzi, 45505. Esatto, bravi. Quindi tanti ho memorizzato, messaggini. Faccio fatica a memorizzare, ma questo numero mi resta facile. 45505. Guardami negli occhi. Guardami negli occhi. 45505. Ipnotizziamo. E se volete andare a vedere questi due bei ragazzoni bravissimi al Teatro Brancaccio, mi raccomando. Ciao. Ciao.